Ciao ragazzi, benvenuti a tutti all'interno di questo nuovissimo video. Oggi siamo qui dove andremo a parlare appunto delle top news del mondo cripto, però prima di iniziare vi invito come sempre a iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Vi lascio anche il link del canale Telegram sotto in descrizione, quindi mi raccomando, entrate in molti. Allora, il video di oggi, soprattutto le cripto che andrò a trattare oggi, sono tranquillamente acquistabili su BingX. In questo caso, BingX è un exchange dove non basta la verifica dell'identità, quindi possiamo andare a registrarci tranquillamente, ovviamente tramite email. In questo caso abbiamo un bonus per quanto riguarda la registrazione di massimo 5.125 USDT. Poi, se utilizzate il mio link referral, ovviamente avete ulteriori bonus speciali. Poi, in questo caso, i vari token BON, BONK e via dicendo sono tranquillamente acquistabili qui. Quindi, ovviamente, se non sapete dove acquistare, in questo caso vi faccio vedere direttamente tramite CoinMarketCap, eccolo qui, BON Shiba Swap, attualmente 1,52 dollari. In questo caso si può fare tutto tranquillamente tramite BingX. La stessa identica cosa per quanto riguarda BONK, guardate qui che rialzo, 15% di guadagno, e anche questa qui, tutte all'interno di BONK, anche Baby Dogecoin. Quindi in questo caso, se siete interessati, vi lascio il link sotto nella descrizione, entrate in molti. Poi volevo aprire e chiudere parentesi per quanto riguarda BingX. Tutti i bonus sono stati accreditati, però ovviamente non li andrete a vedere per quanto riguarda in My Asset, ma se andate, ovviamente in questo caso non mi ricordo la sezione precisa. Facciamo caso, qui esce More, c'è comunque scritto, se non sbaglio, Rewards Hub. In quel caso vediamo che sono stati accreditati lì. Se avete fatto in tempo a investirli, ovviamente, ottimo. Se no, ragazzi, in quel caso erano già stati accreditati. Io sono andato comunque a chiedere, a risolvere per quanto riguarda quel problema, ma ora è tutto funzionante al 100%. Fatemi sapere sotto nei commenti se avete investito o meno quei soldini. Continuiamo, anzi, iniziamo direttamente con Shiba Inu. PoSwap basato su Shibarium perde l'account Twitter. Quindi, in questo caso, uno sviluppatore di PoSwap ha rivelato che il team dietro il progetto di comunicazione con il supporto Twitter per risolvere il problema. Vi ricordo questo token che doveva anche e soprattutto uscire in quanto riguarda lo Shibarium, ok? Quindi in questo caso ovviamente ha avuto dei problemi questo token per quanto riguarda la pagina Twitter, però non ci sono comunque stati ulteriori problemi. Questo token lo vediamo qui che ultimamente è salito un sacco, guardate qui. Incredibile, ragazzi, e questo token farà parte, non è dell'ecosistema di Shiba Inu, però giustamente è anche all'interno dello Shibarium. Ovviamente qui nella sua pagina vediamo soprattutto la roadmap, il token launch, via dicendo, quindi fa vedere che comunque sarebbe un ottimo progetto. Lo vediamo su Bitget, btrugate.io, Hotbit e via dicendo. Continuiamo. In questo caso andiamo a parlare direttamente di Binance. Perché? Perché porta praticamente i pagamenti con Shiba Inu in Colombia. Quindi in questo caso si può andare tranquillamente a pagare con la Binance Card, anche con Shiba Inu, soprattutto in Colombia. Quindi notizia veramente fondamentale. In questo caso l'aumento dei pagamenti di Shiba Inu ci sta, ok? Però è soprattutto in questo caso merito di Binance che continua a spingere, quindi continua a farsi conoscere in tutto il mondo e in questo caso è sempre un'ottima mossa per farsi conoscere e per far conoscere soprattutto i suoi prodotti. Continuiamo sempre qui con Shiba Inu. C'è stata una misteriosa balena che ha bruciato 30,47 milioni di Shiba Inu. Vediamo che tutto questo si può tranquillamente tracciare
con shibar.com, già ve l'ho spiegato, qualora non avete idea di come andare a bruciare token, già vi ho spiegato come si può fare, basta andare su shibar.com. Ovviamente trovare l'indirizzo e mandare dei soldi lì, ma ovviamente voi in questo caso, qualora non siete delle balene, quindi che spostano quantità incredibile di denaro, comunque è difficile e non ha soprattutto senso. Delle balene vanno a mano ad acquistare Shiba Inu per bruciarli, in questo caso ovviamente tutto tramite Shibar. John Richmond progetta ovviamente abbigliamento per Shiba Inu in The Metaverse. Quindi, in questo caso, per quanto riguarda John Richmond, che è un'azienda importante per quanto riguarda il mondo della moda, ovviamente continua e fa soprattutto, aiuta a creare i vari abbigliamenti per quanto riguarda Shiba Inu. Ovviamente ancora il metaverso è in fase di progettazione. C'è stata soprattutto la preview per quanto riguarda comunque la visione, ok, per l'anteprima in sé del metaverso. Ovviamente non sappiamo ancora le date e ripeto, in questo caso quando uscirà anche il metaverso sarà una bella goduria per quanto riguarda gli holders di Shiba, perché ovviamente il prezzo può aumentare. Continuiamo e terminiamo il video di oggi, dove praticamente le speculazioni sui documenti in arrivo derivano mentre gli sviluppatori lavorano sulla pagina Shibarium Puppy Scan. In questo caso, che cosa sarebbe Puppy Scan? In questo caso è uno sviluppo, ok, che stavano creando, in questo caso, ripeto, per quanto riguarda questa pagina web con Puppy Scan, ma sarebbe la fase beta con quella rete di Shibarium. Si consiglia ovviamente in questo caso di aspettare soprattutto per quanto riguarda la conferma. Ora, ovviamente io non sono mai entrato all'interno di questa pagina e ovviamente in questo caso servono la documentazione sullo Shibarium. E ovviamente ora staremo a vedere soprattutto quello che succederà. Inoltre, Kusama ha rivelato che il lancio di Shibarium Beta, la documentazione verrà rilasciata la settimana successiva, quindi in modo che poi gli holders possano impostare ovviamente e testare la piattaforma. Quindi attenti per quanto riguarda questa cosa. Ovviamente attualmente non è ancora tutto pronto al 100%, vi aggiornerò direttamente io, quindi qualora siete interessati a ulteriori aggiornamenti iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo domani con un prossimo video.